Ok, Walker, sei silenzioso. Sto pensando alla prossima mossa. Perché non condividi i tuoi pensieri? Da quanto ho sentito, inizio a pensare che ci sia stata una lotta intestina. Chiunque abbia vinto, pare abbia deciso di restare e conquistare Dubai. Sembra un bel casino. Già, la CIA è qui da chissà quanto tempo per sistemare le cose. Abbastanza da avere informazioni utili. Anche su Conrad? Esatto. Se riusciremo a contattare la CIA, troveremo Conrad. Oh mio Dio. Cosa c'è? Sto ricevendo qualcosa. Dovete sentire anche voi. Trasmetti pure. Nome e grado. Agente Daniel, CIA. Bene. Perché lei e i suoi uomini siete venuti a Dubai, tenente Daniel? Stiamo cercando sopravvissuti. Ok. Pare proprio che dica la verità. Possiamo cominciare. Basta, Lugo. Signor Su. Puoi rintracciare il segnale? L'ho già fatto. Viene da laggiù. Almeno sappiamo che un agente è ancora vivo. Più di uno, direi. Se è il 33esimo a trasmettere questa merda, c'è una ragione. Pensi che sia un'esca? Abbiamo abboccato. Ci può stare. Minchia, che spettacolo, il suo tempo qualcosa di... Wow. Ok, abbiamo capito. Da là sotto, molto sotto. Il 33esimo usa una lenza lunga. È ora di riavvolgerla. Minchia, che belle torture così. Prendiamo questo. Hai una gomma? Ecco qua, l'ultima. Non voglio prenderti l'ultima gomma. Prendila, è comunque l'ho rubata a Benson. Ah, beh, che si fotta. Sul serio. Ok. Facciamo un po' silenzio per non fare troppo casino. Voi tanto come personaggi vi farete vedere. Dalla torre. Prosegua. Le nostre forze hanno subito il massimo delle perdite. Non sparate fino al mio segnale. Non è più una minaccia. Membri della Grey Fox in zona. Preparatevi. Che mi dice dei civili? Li abbiamo evacuati in tempo? Alcuni. 30, 40. Non sappiamo ancora. Dannazione. Perdonali, perché non sanno quello che fanno. Cos'era, signore? Niente, caporale. Dica alla torre che stiamo già trasmettendo. Siamo pronti. Signor, sì. Caporale, il tenente Bradley ha fatto rapporto? No, signore. Controlli le scale, veda cosa lo trattiene. Signor, sì. È spacciato! Nemico in movimento, attenzione! Attenzione, contatto! Ole, ok. Piano inferiore, zeppo di tango, muoversi! Neutralizzato! È spacciato! Occhio, tizio, col fucile verso di noi! Bersaglio neutralizzato! Che dici se togliamo... silenziatore. Yo. Yitter. Ok. Andiamo in automatico. Fucile da cecchino. Può essere utile. Ok, devo ricaricare l'arma. Ci stanno aspettando. Se attraversiamo ora, siamo morti. Attenzione, il tango tenta di muoversi. Altri cecchini in arrivo sul tetto. Tenete pure a battute teste. Ricarico. Altri? Ok, quello era l'ultimo. Beh, ultimo. Ora si passi e veloci. Merda, un elicottero!
Via. È un bel cazzone grosso, eh? Già, e i suoi amici sanno esattamente dove siamo. Another one. Dove? Continua a sparare. Dobbiamo respingerli. Io vado da questa. Attenzione, tizio col fucile da questa parte. Mi carico, copritemi. Ditemi che qua sopra c'è un po' un cecchino, forse. Cecchino me lo tengo, intanto mi tengo questa arma che è bella potente. Forse nelle zone chiuse come questa mi servirà molto utile. Così almeno una... Quanti uomini ha portato qui, agente Daniels? No, non dirò più una parola. Dovete lasciarmi parlare con Cora. Oh, davvero? Quanto pensi che durerà ancora, Daniels? Non molto. Ok, devo ricaricare. Andiamo su e salviamo Daniels, dai, ce la possiamo fare. Non da quella parte. Parate al vento! Vado, diavolo! Fatele fuori! Minaccia eliminata! Attenzione alla staffetta! Walker ce l'ha con te! Ha un coltello! Non partire giù! Riesce al riparo! Dobbiamo tenerli a distanza! Attenti, tizio col fucile verso di noi! Ricarico e sparo a questi... Ok, andiamo con... Oh, cacchio! Ok, ammazzate tutti? Ok, siamo di sì. Tutti, per ora. Porca puttana, avete visto quel pazzo col coltello? Sì, era difficile non notarlo, cazzo. Occhio ad altri come lui, un tizio del genere può conciarti male. Muoviamoci allora, troviamo Daniels prima che il 33esimo decida che non vale il disturbo. Quelli del 33esimo non erano degli eroi, la tortura sembra esagerata. Sei il radiofonista a comandare, non è così difficile da credere. E come mai? A dire il vero l'ho incontrato una volta. A Crew c'era un reporter che viaggiava con il 33esimo, uno strano, di quelli che non vuoi tra i piedi in una sparatoria. Non gli ho mai parlato, ma il colonnello si fidava completamente. Non capivo perché. Ora sembra che quella fiducia l'abbia fregato alla fine. Allora cosa ti fa pensare che sia lui? È la voce. Una voce del genere non si dimentica. Il segnale fa schifo. Dobbiamo scendere ancora. Allora vediamo di uscire. Porta, più avanti. Sarà l'uscita. No, capito cosa c'è adesso, ora, eh? Cazzo.
Merda. Buona notizia, siamo scesi almeno. Ah, cazzo. Non me lo ricordavo sta scena. Adams, Lugo, mi sentite? Ah, ottimo. Nessun segnale. Disperdersi ed esplorare. È qui da qualche parte. Ah, va sempre meglio. Mi serve un fucile, in fretta. Abbiamo visto? Abbiamo visto. Ah, vaffanculo. Fammi questa UMP. Ah. Poi dai palle. Dei coglioni. Arriva la cavalleria. Siamo un uomo a scala. Attenti. Wow. Quest'arma. Oh, bravi ragazzi. Ottimo lavoro. Io ce n'è uno che... Ah, niente. Vabbè, non posso torturare. Perché diavolo ci avete messo tanto? L'ascensore era rotto, abbiamo usato le scale. Non è il momento, sergente. Cosa? Va bene, Adams, sto bene. Non c'è bisogno di agitarsi. Solo per dire. Ci sono degli sbandati! Fermiamoli prima che siano aiuto! Noi. Cazzo, non li ammazzare, si avvicinano! C'è del movimento! Ti stanno facendo a pezzi qui! Peccato! Tango a terra! Nemici sopra di noi! Attenzione, il tizio col fucile da questa parte! Ricaricare. Vicolo cieco. Adams, apri quella porta. Ricevuto. Merda. Cosa c'è? Contatti multipli in arrivo dietro di noi. Siamo in trappola. Walker, là c'è una torretta. Coprimi mentre apro la porta. Nessun problema. Sono in trappola. Avanti! Via, via, via! Posso aiutare, capo? Dammi un bersaglio. Muoversi, Walker! Forza! Cos'è quell'odore?
tanti cadaveri. Il 33esimo ha fatto questo ai propri uomini. Hanno lottato tra di loro. Avevi ragione, Walker. Vorrei essermi sbagliato. Preparatevi, ci aspetteranno. Non c'è nessuno qui. Capitano, in cima alle scale. Vedo. Questo è Daniels. È morto da un bel po'. Ci hanno incastrato. Cosa diavolo succede, Lugo? Non ne ho idea. Ehi, il ritorno! Identificati. Io? Tu chi diavolo sei? Capitan, vai a fare in culo. Beh, capitano, questa piccola trappola era per un tizio di nome Gould, ma tu non sei Gould. A dire il vero non so chi siate, nessuno lo sa. È pericoloso. Pericoloso per chi? Per tutti. Voglio dire, dai, non avrete mica pensato che vi avremmo fatto entrare così, vero? Sì, lo pensavamo. Cerchiamo dei sopravvissuti. Beh, ne avete trovati. Che fregatura, eh? Entrate, ragazzi! Cosa diavolo? Lassù! È Gould! Uscite di là! Non rimanete lì, correte! Ho il nemico a tiro! Ordini! Tizio col fucile! Vado fuori! Se volete uscire di qui, dovete fare come dico io, è chiaro? Dipende, tu chi diavolo sei? Sono l'agente Gould, Gia, e tu sei il capitano Walker. Come fai a sapere chi siamo? Sono molte cose, ma questo non è il momento di parlare. Sorpresa!